Benvenuti all'appuntamento con M Sera. In questa puntata parliamo di Macerata. Macerata, una città alla deriva, con i fatti recenti da Pamela ogni giorno e spesso sulla cronaca nazionale. Ne parliamo con il sindaco di Macerata, Romano Carancini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Quindi il titolo Macerata, una città alla deriva. Lei che è sindaco di questa città da 8 anni, che cosa può dire, che cosa sta succedendo e se soprattutto possiamo parlare oggi di un prima e dopo Pamela per Macerata? Fare un'affermazione nella quale si parla di deriva, già il solo fatto di doverla ascoltare oggettivamente insinua dentro chi ascolta o chi vede una realtà che in effetti non esiste. Quello che esistono sono stati dei fatti molto gravi che hanno avuto una ribalta nazionale, che hanno avuto la sfortuna, oltre ai fatti in sé, di capitare nella settimana o nelle settimane precedenti alla campagna elettorale. I fatti di questi giorni sono avvenuti, come dire, nel pieno della costruzione di un governo e quindi purtroppo siamo diventati palcoscenico per tutto il paese. Purtroppo ci abbiamo messo del nostro per alimentare. Credo però che questa può essere un'analisi sintetica. Che cosa è del nostro per alimentare? Io penso che da questo punto di vista, per esempio, certamente i fatti del 25 aprile in piazza Cesare Battisti non sarebbero dovuti capitare. Ci sarebbe dovuta essere da parte delle persone che lì purtroppo hanno inscenato, dico goliardicamente, credo, spero, quei fatti certamente avrebbero dovuto, come dire, non compierli. Tutto questo credo dia voce, dia alimento a chi dentro questo contesto vuole alimentare e continuare a cercare una polemica, una pretestuosità, un attacco politico quotidiano, una recrudescenza dei rapporti. In realtà la città è altro. La città continua a vivere, aveva bisogno e ha bisogno di ossigeno e tranquillità per riprendersi e purtroppo questi fatti naturalmente danneggiano l'immagine in maniera non insignificante. Perché, ecco, secondo lei i riflettori non si sono ancora spenti, al di là, ecco, di, ovviamente di tutte le procedure a livello anche di giustizia che giustamente devono andare avanti per i gravi fatti anche di Pamela e Traini, però perché i riflettori su Macerata restano così alti? Restano alti, è evidente, la vicenda di Pamela non è ancora chiusa, non abbiamo ancora la verità processuale, la vicenda di Traini si deve ancora compiere, ci saranno processi e ripeto, essendo fatti di un'assoluta gravità, continuano a stare sulla ribalta nazionale e quindi siamo in una qualche maniera, abbiamo l'occhio di bue di tutto il paese, di tutte le forze politiche, di tutte le comunità rispetto alle quali la nostra comunità ha l'occasione di far vedere ciò che è, non ciò che non è. Quindi ogni fatto che esorbita o grave come quello avvenuto il 25 aprile certamente non aiuta. Anche sul 25 aprile da un lato il fatto del, appunto, la pignatta col fantoccio del Duce in piazza, lei e la giunta con un comunicato stampa avete ufficialmente preso le distanze e condannato fermamente questo, però rimane un po' quel velo di dubbio sul fatto, diciamo, perché in un momento che è così difficile magari con leggerezza viene anche dato l'appoggio, credo, lo spazio in una piazza magari per prestare il fianco, magari un'attenzione in più e anche una diligenza da parte dell'amministrazione. Questa sera è una buona occasione per spiegare quello che avviene. Intanto quella manifestazione di piazza Cesare Battisti era una esibizione sportiva, così era stata presentata la richiesta di suolo pubblico e a Macerata in un anno ci saranno
800, 900, oltre 1000 richieste di suolo pubblico, perché naturalmente le associazioni, le persone che vogliono fare iniziative possono chiederle, non passano per la scelta amministrativa ma solamente per quella burocratica. Quindi una volta illustrato o quantomeno indicato quale sarebbe dovuta essere quella esibizione che era di carattere sportivo, è evidente che la struttura ha concesso l'uso del suolo pubblico e non è pensabile che qualcuno possa in ogni secondo, in ogni minuto controllare la corrispondenza fra quello che l'associazione o il soggetto che chiede l'uso pubblico poi correttamente fa. È come se nel corso di un concerto musicale qualcuno improvvisamente, ovviamente senza anticipare niente a nessuno, si presenta sul palco e inneggia a situazioni ovviamente illegali. Purtroppo questo e non magari si... con sistemi di sicurezza, specie ad oggi, anche dopo magari vanno purtroppo a bloccare. Questo non è e lì non è stato neanche fermato, nessuno è stato io capace. Io credo che in quel dalle notizie che ho è stato un purtroppo o per fortuna per pochi secondi, credo un minuto e mezzo, non so quanto sia durato, questo è ciò quanto mi riferiscono, ma torno indietro, era una manifestazione sportiva. E in realtà, al di là di quel passaggio, in quel momento, credo che sia stata una normale manifestazione, come ce ne sono a centinaia in città. Quindi attribuire, voler attribuire pervicacemente nei confronti dell'amministrazione comunale un fatto come questo, e attribuendogli la responsabilità, è evidente che non siamo nel mondo della realtà. Se a ciò aggiungiamo, naturalmente, la grave falsità della notizia secondo cui il vice sindaco, quindi un membro dell'amministrazione, avrebbe sostenuto con dichiarazioni, questo la dà la misura della serietà di cosa ci troviamo di fronte. Lo dico perché è evidente che oggi capita a questa amministrazione o può capitare alla persona, ma si guardi bene che la costruzione falsa di situazioni è veramente dietro l'angolo, dietro ogni nostro rischio personale. Il post del vice sindaco è in orario antecedente a quanto è avvenuto in piazza Cesare Battisti. E questo innesco sulla città ha provocato ciò che ha provocato. Quindi questi accanimenti continui anche sulla città, secondo lei, sul 25 aprile c'è stata anche poi questa, diciamo, botte risposta, questa polemica a distanza anche col senatore Pazzaglini, chiariamo anche questo, che cosa è accaduto in realtà? È accaduto che, come avviene oramai da sempre, l'ANPI in collaborazione con la prefettura e gli enti provinciali, gli enti comunali, tutti i comuni della provincia, organizza ogni anno la festa della liberazione itinerante in uno dei 55 comuni della provincia. Due mesi e mezzo fa era stata inviata la richiesta al sindaco di Visso, il quale da parlamentare non si è degnato di rispondere e ha organizzato una contromanifestazione. Ho trovato istituzionalmente vergognoso questo fatto, perché al di là dell'appartenenza politica, sotto il profilo istituzionale si festeggiava la liberazione, si festeggiava la festa della Repubblica, di cui è parte integrante oggi anche il partito a cui appartiene Pazzaglini. Pazzaglini è stato una figura che da questo punto di vista ha rotto un rapporto istituzionale forte del suo ruolo e quindi ho trovato assolutamente inaccettabile questo fatto. E in questo, ecco, volevo arrivare ad una riflessione con lei sulla responsabilità delle istituzioni in tutto questo. Da un lato anche la stampa ha sottolineato anche nel modo, anche sull'ultimo episodio del 25 aprile, la correttezza con cui anche in un momento particolarmente delicato anche per la città andare a verificare prima di diffondere notizie, cioè già che è un dovere di sempre, a maggior ragione in questa fase come responsabilità dei giornalisti. Però le istituzioni in questo che tipo anche di... tutto questo momento difficile, lei si è sentito, che tipo di situazione si è trovato ad affrontare anche tra le istituzioni? Ha trovato una rete, una solidarietà o comunque anche alla luce della campagna elettorale, come accennato prima, delle politiche, ma adesso che prosegue in vista del 2020 in realtà viene meno anche questo spirito?
Ma c'è, è evidente, c'è un disorientamento. Si rompono regole non scritte di rispetto dello Stato, delle comunità, della storia. Che un senatore della Repubblica non partecipi alla festa provinciale della liberazione e in realtà ne organizzi un'altra, una contro festa nella quale evidentemente esprime il suo pensiero, e qui siamo nel rispetto, ma significa che l'asticella dell'armonia, l'armonia e delle regole fondanti questo paese si stanno rompendo, e purtroppo nessuno può chiamarsi fuori, perché se i mezzi di comunicazione contribuiscono direttamente o indirettamente, colposamente, quindi come dire per negligenza o addirittura appositamente, io credo che noi non ci rendiamo conto di dove stiamo precipitando. Questo è, come dire, una considerazione che porta a dire, purtroppo per me, anche rispetto a questa vicenda, abbiamo tenuto in questi mesi un profilo estremamente basso, abbiamo cercato di rispondere con meno enfasi possibile alle polemiche, ma se pensiamo che questo sia solo un fatto politico, se pensiamo che tutto questo non si ripercuoterà sulle nostre comunità, io credo che si sbagli. Quindi nel rispetto delle appartenenze, nel rispetto delle diverse opinioni, alcune regole fondanti questa comunità, questo paese, le città, debbono essere mantenute. Stamattina ho ricevuto la Mussolini, alla quale, se non avesse voluto che entrasse in un colloquio privato, che mi ha chiesto, che io ho concesso con molto piacere, ho concesso con molto piacere, proprio per parlare di questo ignobile fatto del 25 aprile, se non avesse voluto farsi accompagnare da un intero codazzo politico che serviva per poter continuare a tenere alta una polemica sulla quale nessuno avrebbe dovuto speculare. Saremmo dovuti uscire insieme e condannare ancora una volta quel fatto. Si è voluto fare del teatro davanti a lei decine. Lei ha chiesto di chiedere scusa? Mussolini ha chiesto, A me di chiedere scusa alla famiglia Mussolini. Io ho detto che ho condannato come ignobile e indegno quel fatto. Io non mi riconosco. Il rifiuto dell'incontro, per specificare, si è rifiutato di incontrarla. L'onorevole Mussolini ha chiesto un incontro privato al sindaco della città, che ho concesso con grande piacere. Si è presentata l'onorevole Mussolini insieme ai consiglieri comunali del centrodestra. Ho chiesto naturalmente di incontrarla personalmente, non certo non con tutta la politica. Non è un fatto politico. Quello è un fatto di civiltà che ci avrebbe dovuto vedere uscire da quell'incontro con una reiterata condanna, non per fare propaganda politica o per cercare del teatro da dare in pasto alle televisioni di tutto il paese. Cambiamo argomento al 25 aprile, ma vorrei restare su Macerata. Lei diceva appunto i maceratesi, oltre 40.000, insomma, sono turbati comunque da quanto è accaduto. E quindi il passaggio da, lo diceva anche l'altro giorno, questa settimana, il procuratore, nella conferenza, di sicuramente non un'isola felice, perché delle piaghe sociali in questi fatti sono emersi, che forse anche come amministrazione sono stati un po' sottovalutati. Secondo lei la questione, da un lato, spaccio e consumo di droghe, ovviamente sono piaghe sociali di tutto il paese, e anche sull'immigrazione e integrazione, che cosa, in base a quanto è accaduto e magari prima non avete previsto nel vostro programma, pensate di fare per essere concreti al di là di tutte le polemiche o le gogne mediatiche? Io cito il questore di Macerata, Antonio Pignataro, che in una chiarissima ed esplicita chiacchierata esposizione al teatro della Filarmonica di Macerata, ha dichiarato che quello che sta avvenendo a Macerata, che nel passato probabilmente non aveva avuto l'attenzione che meritava, ma non certo dell'istituzione, ma chi deve fare ordine pubblico?
finalmente da qualche mese questo sta avvenendo, finalmente da qualche mese si catturano, si condannano chi spaccia droga, ma questo far in una qualche maniera attribuirlo all'istituzione e al comune è veramente scorretto. Poi si vuol far equivalere, si vuol far assimilare lo spaccio di droga all'immigrazione, è un altro elemento scorretto, perché alla conferenza stampa del dottor Giorgio ci siete stati anche voi, avreste dovuto ricordare bene che il 40% di chi spaccia droga o delle organizzazioni è composta da italiani. Questo, infatti, no, questo lo ha chiarito dicendo che sono questo, cioè, altro, questo, su questo no. Significa, l'evidenza non è tanto sullo spaccio, sul consumo. Il consumo non sono certamente... Certo, infatti, non dico... No, io, la mia domanda è in merito anche all'immigrazione internazionale, da un lato dai progetti SPRAR, spesso in cui si è parlato, pensate ecco, ad un'attenzione diversa, telecamere, che cosa per abbiamo la città a livello di emergenze, pensate già... di... fare, alcuni erano già nel vostro programma, alcuni elementi, però di rafforzare come istituzione, ovviamente bisogna fare rete e ognuno deve fare la sua parte, però anche in questo penso che il comune, il sindaco, alla luce di questo può rafforzare delle misure che finora magari, torto ragione, non sono state attuate. Intanto noi abbiamo approvato e stiamo eseguendo, attivando tutto l'impianto di sicurezza per la città. Il secondo elemento, finalmente c'è una determinata azione nei confronti di chi in questa città spaccia e commercia con l'uso di stupefacenti. È evidente come ci sia la necessità di una rete forte fra i vari attori, ma credo che l'elemento più importante sia, se vogliamo risolverlo e non fare una battaglia fra noi per cercare il responsabile di tutto ciò, perché si potrebbe entrare all'interno delle famiglie e capire cosa avviene all'interno delle famiglie, delle nostre famiglie. Fate un'attenzione a livello di società. Ma il punto di partenza è che non ci si debba trovare all'interno degli attori istituzionali, delle associazioni, un capro espiatorio. Occorre che tutti quanti partano da una condivisione, che non si può andare a cercare tra noi chi è responsabile di qualcosa, ma che insieme si facciano progetti e si cerchi ognuno di portare acqua, non di diventare i censori. Anche il passaggio del questore è stata, cioè, una formalità di rito, oppure anche lì un capo espiatorio che forse ha pagato più di altri? Questo non posso dirlo, non mi posso neanche permettere di entrare, quello che però posso dire è che il questore Uono aveva fatto un grande lavoro, che io ribadisco, così come ho già detto a lui, ringraziandolo al momento del suo congedo. È stato un grande questore, ha lavorato molto bene per il tempo concessogli. Antonio Pignataro sta proseguendo, direi ancor più efficacemente, il lavoro già iniziato. Quindi da questo punto di vista, al di là di possibili manchevolezze, occorre che tutti gli attori della città si alleino e non cerchino, come dire, di rimbalzare le responsabilità senza peraltro guardare a se stessi. Questa è la chiave se si vuole ritornare comunità, altrimenti ci sarà la deriva a cui fate riferimento voi. Lei, tra l'altro, sulla questione Pamela ha ricevuto anche minacce a livello personale nella sua famiglia? Noi abbiamo ricevuto minacce, ma di questo fatto io non voglio più parlare, anche su questo ci sono state strumentalizzazioni e naturalmente non intendo su questo aprire. Certo che quello che è evidente fa male, ribadisco, è la ricerca ad ogni costo di qualcuno che sia responsabile, in questo caso penso alle parole spese ignobilmente affermando che il sindaco avesse indirettamente la responsabilità della morte di Pamela. Credo che, come dicevo prima, si continui ad alzare l'asticella, peraltro in questo caso personale, cercando di sacrificare sull'altare di un'armonia, di una ritrovata armonia della comunità per arrivare a risultati di altro genere. Andrà al funerale di Pamela il 5 maggio? Noi andremo al funerale di Pamela, sì.
E alla fine, diciamo, da questa esperienza, un'altra domanda che non ho fatto, vorrei chiedere, che cosa la telefonata che arriva da tutti nei momenti difficili, sì, in cui c'era la sparatoria di Traini, forse è stato il momento di comunicazione più efficace e utile per la città. Lei come si è sentito in quegli istanti? Che se poi una volta superato, insomma, quella emergenza lì, quella chiamata che a volte è stata quando servirà per il sisma o meno, pensava in quel momento di... Ovviamente. Di fare, cioè, ha avuto questa efficacia, insomma, ci sono stati anche momenti molto difficili, le scuole, i bambini per la strada, quegli attimi lì, le volevo chiedere la sua testimonianza personale. Allora, la testimonianza di una persona che oggettivamente e inevitabilmente si sente la responsabilità di poter mettere al sicuro una città, con come dire, la preoccupazione probabilmente di non riuscire ad arrivare a tutti, ma con la convinzione che quello strumento potesse costituire uno strumento importante, un modo immediato di arrivo alle persone. Credo che questo sia avvenuto, ci sono tanti attestati, non nei miei confronti, non cerchiamo questo, cerchiamo solamente di far sentire le persone, anche attraverso quella modalità ovviamente urgente, grave, come è capitato in quel caso di Traini, ma anche in occasione del sisma, che l'amministrazione, che il comune, chi ha il compito istituzionale esiste, c'è, è in carne ed ossa ed è vicino e cerca di essere vicino. Credo che questo sia l'elemento più importante. Purtroppo, come spesso capita, da questi eventi, piuttosto che trovare la forza per ritrovarsi insieme, al di là delle appartenenze, nessuno ha mai, come dire... Ha visto dei segnali in tutto questo, anche nei momenti più difficili, di voglia di comunità, quello che diceva io prima, devo dire in tutto che questo ho trovato, che magari non è stato detto, scritto, ma... Io devo dire trovato. Che ho trovato nei giorni immediatamente successivi all'evento, anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione, grande solidarietà e per questo li ho ringraziati. Purtroppo, successivamente... Quella che era stata una perfetta consapevolezza di un fatto evidentemente non attribuibile a qualcuno, se non, come dire, alla follia o alle idee di qualche o a un carnefice o a persone davvero che considerare umani non possono essere. Se il senso del rispetto delle persone avesse avuto, come dire, dignità, avesse trovato casa in questa comunità, noi saremmo potuti andare avanti cercando di, come dire, proteggerci da quello che era stata una invasione mediatica di livello nazionale. Invece siamo caduti, secondo me, in una degenerazione, cercando di trasformare quei brutti fatti in una battaglia politica. Credo che sia sbagliato, mi permetto di dire, o almeno ho il diritto di pensare, che non porterà niente neanche a chi questa battaglia la sta conducendo e la sta ancora portando avanti, perché ci sarà un momento in cui la città tornerà ad essere se stessa, la città tornerà a ragionare e la gente capirà chi ha voluto sfruttare questo momento, da chi invece l'ha vissuto in maniera comunitaria, ribadisco, al di là delle appartenenze, al di là dell'essere Partito Democratico o Forza Italia o Lista Civica Maurizio Mosca. Questo è l'atteggiamento di chi vuole domani ambire ad amministrare, quello di fare le battaglie sui temi amministrativi, condividere in maniera comunitaria. Gli ultimi consigli si parla solo di Pamela. E naturalmente tutto questo non può che essere alimento per chi anche da fuori non aspetta altro. Grazie Sindaco per questa intervista, grazie a voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Tante cose.